Dunque, l'ultimo progetto a cui ho lavorato è un volume lussuoso, infatti sarà volume deluxe, su Fantomius, il mio personaggio, o meglio le strabilianti papere di Fantomius. Quindi un volume che uscirà in occasione del Cartoomix di Milano il 9 di marzo, e quindi il giorno dopo la festa delle donne, che riprenderà le avventure in cui Fantomis viene affiancato dalle sue partner ladresche femminili, e ci saranno poi nel volume anche dei redazionali e dei bozzetti e disegni ad hoc inediti, con anche una copertina inedita, e questo è il volume, diciamo, un po' di pregio che arricchirà il mese di marzo. Il progetto invece a cui sto lavorando in questi giorni, e in realtà anche da un po' di tempo, è una storia sempre di Fantomius, una storia molto particolare perché è un crossover. In pratica è una storia che unisce Fantomius con Paperinik, quindi abbiamo l'eroe attuale e il suo antesignano degli anni 20, che si incontrano in un modo che particolare, e sarà una lunga avventura che spero di finire il prima possibile, perché vedrà la luce su Topolino nel corso di quest'anno. Un personaggio del mondo dei fumetti che non ho mai disegnato e che mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe disegnare è Chico, o meglio, per chi non lo sapesse, il partner di Zagor. Il personaggio della Bonelli, ambientata nell'epoca, diciamo, West. Chico è un messicano pancione, simpatico e che compie un sacco di disavventure, e è un personaggio che rientra molto nel mio mondo umoristico. Non so, possiamo equipararlo anche a un Chico o un Paperino messi insieme. È un Ciccio e un Paperino messi insieme. Mi piacerebbe molto disegnarlo in una versione umoristica, quindi una storia con lui, con il mio stile, diciamo, stile disneyano, che lo rappresenti.